Grazie professore e grazie don Cristian. A questo punto io devo cercare di essere brevissima perché davvero credo che abbiamo tutti desiderio forse devo essere sintetica e a questo punto però le immagini mi aiutano. Io avevo iniziato con questa immagine perché questa scultura ci ha fatto compagnia al Castello Aragonese per un paio di mesi e questa era una di quelle serate in cui anche questa Madonna Immacolata ha goduto di uno spettacolo bellissimo del castello. Si parte sempre nel raccontare un intervento di restauro da ciò che si dimentica, ovvero dallo stato di conservazione. Il reale stato di degrado in cui la scultura era arrivata al castello e quindi questa grande quantità appunto di sostanze soprammesse, depositi superficiali quali appunto polveri, oli, cere, che erano non solo su tutta la scultura ma in modo particolare sugli angeli che la adornavano. Quindi ecco che poi le immagini riescono a scorrere veloci perché ci siamo dimenticati come erano. Erano davvero neri e quindi di conseguenza era impossibile quasi riuscire a leggere la vera cromia, gli incarnati non solo della Madonna ma anche degli angeli. Questo era molto molto interessante perché davvero era impossibile leggere proprio l'incarnato degli angeli, il braccino staccato, dita mancanti e quindi ancora qualche dettaglio che fa vedere davvero il reale stato di conservazione. Allora quando adesso ammiriamo la Madonna diciamo ah sì ma è vero, era davvero così, era così sporco. Quindi una delle prime, questo era un dettaglio appunto del volto della Madonna delle Mani, e se guardate al di là degli incarnati c'era anche un problema diverso, nel senso che vi ricordate che gli abiti e le vesti avevano sul manto un azzurro e non questo blu oltremare che vedete adesso, e i bordi erano con questo rosso, quindi questo volo, e dopo vedremo il perché. E anche il colore dell'abito che prima Don Cristian, esatto, del manto, no? La tela del velo, ecco, era differente. Quindi si procede prima con un'analisi qui, che ci consente quindi di vedere tutto ciò che è autentico da ciò che è stato sovrapposto. Perché inizialmente credevamo che la policromia non fosse mai stata toccata da nessun altro tipo di intervento, in realtà però non è così. Vedete questo colore leggermente verdastro che tende all'azzurro che c'è praticamente dappertutto, tranne proprio che sul viso e sulle mani. In realtà l'analisi UV permette praticamente attraverso una reazione chimica di far vedere la fluorescenza della vernice. E questo ci ha consentito di constatare chimicamente che dappertutto, ad eccezione appunto degli incarnati e degli angeli, era stata apposta una vernice molto moderna, ce lo dice proprio la fluorescenza stessa della vernice. E quindi da lì poi non è stato altro che una constatazione su quello che vi farò vedere tra qualche minuto. Anche queste macchie che vedete molto scure sulla veste non sono altro che dei ritocchi pittorici apposto in un tempo successivo alla realizzazione del 1858 della Madonna. E quindi questa apposizione della vernice di questi ritocchi pittorici noi li datiamo intorno al 1920-30. Che cosa significa? Che rientra nella abitudine di una parrocchia di far sistemare, riverniciare, magari a volte il sacrestano che voleva rendere bella la Madonna, allora pone uno strato nuovo di vernice per cercare di renderla più bella. In realtà non fa altro che creare un degrado che adesso noi abbiamo rimosso. Vedete anche la nuvola che appare molto scura, perché in realtà questo tipo di
che c'è tra la fluorescenza della Madonna e la parte della nuvola non è altro che un ritocco pittorico apposto sopra, senza vernice. Ho fatto... c'è qualcosa che non va? Andiamo avanti. Abbiamo saltato qualche immagine, non so perché. Vabbè, non importa. Allora, questa immagine che adesso è abitata, non so per quale motivo tecnico, però in realtà mancano delle piccole immagini dove sul mantello abbiamo fatto i primi tasselli di pulitura che consentono praticamente di vedere qual era la policromia originale sottostante. E queste sono le immagini successive dove tiriamo fuori questo blu oltremare che adesso riveste il manto e al contrario abbiamo lasciato soltanto un piccolo tassello di quello che era il colore diciamo che voi avete visto nello stato di conservazione, quindi la ridipintura. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico. Allora, questa invece era l'immagine dei tasselli di pulitura, non solo della gamba, dove praticamente, vi ricordate, quella parte contrassegnata con lo zero non è altro che lo stato di conservazione, ovvero la Madonna, la sporcizia, queste polveri di sopravvissioni che avevano reso praticamente nero l'incarnato e non solo, anche le vesti impedivano la lettura. Quindi l'uno rappresenta il primo grado di pulitura, quello che emerge finalmente, quindi questo colore rosa così elegante e così anche compatto. La stessa cosa accade anche su quel risvolto della veste e quindi lo zero era come appare ai nostri occhi prima dell'intervento di restauro con questa vernice sovrapposta, e l'uno è il primo grado di pulitura, quindi come rimuovendo questa sovrapposizione di colore abbiamo il colore originale. Don Cristian, io e la tecnologia non andiamo d'accordo, siamo fatti per le... dove devo puntare? Ecco qua, questa è andata avanti, però ci siamo perse delle foto, non so perché. Vabbè. Allora, queste, chiaramente qui quando vediamo questa immagine iniziamo proprio a capire, entrare nel vivo del restauro, perché i puttini si sono prestati perfettamente. Vedete che 0 e 1 significano appunto lo strato dello sporco che essi presentavano, quindi queste sostanze che vi dicevo, le cere, gli oli, tutto quel fumo che nel tempo si sovrappone alla pelle dell'angelo. E invece vedete che 1 in realtà è una cromia autentica, integra, perché anche questo c'è da dire, siamo fortunati perché noi abbiamo assolutamente una cromia originale, e quindi rimuovendo l'uno e l'altro ci ritroviamo di fronte degli angeli assolutamente integri come sono stati realizzati nel 1858, a differenza invece della veste della Madonna che era stata ridipinta. Quindi questo è un esempio del retro, dove anche qui vediamo sempre lo stesso discorso, quindi guardate questo braccio come era nero e poi con la rimozione è stato appunto reso originale. Aspettiamo che carica. In realtà e qui c'era un'immagine delle struccature, e questi cerchietti rossi mettevano in evidenza il fatto che le struccature sono state davvero molto molto esigue, proprio perché la cromia originale era davvero integra. Siamo andati avanti, però indietro.